Buonasera a tutti e benvenuti. Mercoledì sera 20:30, Palabursi di Rubera, recupero della terza giornata di ritorno che non si era potuta giocare a causa positività al Covid da parte di più di 6 atleti della squadra locale. Si affrontano in questo recupero Conad, Volley Tricolore, BCC Castellana Grotte. Intanto vi giunga un saluto da Rubiera agli amici collegati sul canale YouTube, un saluto soprattutto agli amici di Castellana Grotte. Passiamo alla presentazione dei due arbitri. Primo arbitro, il signor Selmico, adiuvato terra dalla signora Papadopol. Al referto elettronico abbiamo la signora Sofì Spiazzi al video check. Ecco le due formazioni che stanno per scendere in campo. Partiremo con gli ospiti, con Castellana Grotte, il numero 1, il posto 4, Alessio Fiore, il palleggiatore numero 3, Marco Izzo, il numero 5, Nicola Piozzo, ex della gara, il centrale numero 6, Lucio Presta, il numero 11 è l'opposto Lopez, il numero 18 è Truocchio, il centrale che va a chiudere la diagonale con Presta, il libero è Toscani, il primo allenatore è Gulinelli Flavio. Conad, Volley Tricolore, risponde col numero 1 Matteo Zamagni, il numero 3 figlio d'arte Eld, il numero 7 Simone Scopelliti, il numero 8 Roberto Cominetti, l'opposto è l'altro figlio d'arte, il numero 10 Diego Cantagalli, capitano il numero 11 il palleggiatore Fefè Garnica, il libero è Borgese, primo allenatore Vincenzo Mastrangelo. Ultimo controllo alle formazioni, poi è tutto pronto per iniziare il match. Dicevamo, volevole per questo recupero della terza giornata di ritorno qua al Palabursi. Buona partita, buon match, buon divertimento a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ancora qualche minuto per controllare la formazione di Castellana Grotte da parte di Papadopulo. Cambio del libero che viene concesso con Truocchio che si accomoderà in panchina per dare posto a Toscani. Prima battuta del match sarà a carico del Volley Tricolore con Eld già pronto dalla linea dei 9 metri. E la linea di ricezione Fiore, Toscani e Tiozzo già pronta a ricevere questa prima battuta. Manca solo l'ulteriore controllo da parte del referto elettronico. Sofì dà l'ok, mani in aria sia per Sofì che per Spiazzi, mani in aria per Papadopulo con Selmi che dà il via al match. Buon divertimento live da Rubiera. Eld al servizio, parte la battuta di Eld, la ricezione di Fiore, palla spostata verso il 4, lo stesso Fiore in attacco, diagonale il fulmicotone dello schiacciatore numero 1 Morgese, non riesce a tenere la palla, verticalizza troppo, la palla tocca il tetto, punto BCC che manda al servizio il proprio numero 6 centrale Presta. Parte la battuta del numero 6, un salto float, Cominetti sui 3 metri, lo stesso Cominetti in attacco controllato dal muro di Castellana, pallonetto di Scopelliti su questa rigiocata alla meglio però Fiore, grande copertura da parte della squadra di Gulinelli che rende giocabile questo pallone. Fiore spara sul muro di Scopelliti in traslocazione, palla out ed è punto numero 2, ancora Presta al servizio. Centrale 200 cm classe 95 salto float, ancora verso zona 5 Cominetti sui 2 metri, palla dietro per Cantagalli, diagonale al fulmicotone, palla che cade sui 5 metri, punto con primo punto di questa contesa, cambio palla e Scopelliti al servizio.
Parte in questo momento la battuta del centrale numero 7, la ricezione di Tiozzo, perfetta, palla in mano per Izzo che va a chiamare Truocchio, primo tempo sui 6 metri, tentativo di difesa da parte di Eld, quella palla che non può essere resa giocabile, però punto Castellana che manda a servizio il proprio opposto, Lopez, Teo Fabrizio, classe 83, 200 centimetri per l'opposto di Gulinelli, Ricca la palla verso posto 5, la palla si invola verso la tribuna allestita proprio alle spalle del campo, punto Conal che manda al servizio il proprio opposto, Diego Cantagalli sotto gli occhi di papà Luca presente in tribuna delle gesta del figlio. Parte la battuta di Diego, la ricezione di Fiore, palla sui 3 metri, Izzo ancora in primo tempo, prova a saltare in opzione Zamagni, ma la palla si invola verso l'out, punto BCC, e si avvicina alla zona dei 9 metri per effettuare la battuta il numero 1 Alessio Fiore, vecchia conoscenza di tutti i parquet di Serie A, schiacciatore di grandissima esperienza. Il numero 1, classe 82. Parte la battuta in salto, la ricezione di El, palla in mano per Garnica che velocizza verso il Cominetti che però spara fuori questa parallela. Forse intimorito dal muro di Izzo, ricordiamo Izzo un palleggiatore di 1,95 m, quindi estremamente efficace anche a muro, esaspera troppo il colpo, palla out ed è 5-2 Castellana con ancora Fiore al servizio. Parte la battuta di Fiore, una battuta in sala, palla tocca il nastro, Cominetti dall'altra parte, rigore e Truocchio non si lascia pregare, spara a terra questo rigore senza portiere il centrale di Castellana, costringendo Coach Mastrangelo, il primo time out discrezionale per la propria formazione che sta soccombendo in questo primo set per 2-6. Primo time out discrezionale chiamato abbastanza presto per Mastrangelo che vuole evitare che Castellana scappi in maniera importante in questo primo set. Si esaurisce questo primo time out discrezionale con l'arbitro Papadopoul che rimanda le squadre in campo e sarà ancora Alessio Fiore dai 9 metri ad effettuare il servizio. Vediamo se andrà ancora a cercare Cominetti che sembra l'obiettivo della ricezione della battuta di Castellana, l'uomo da andare a cercare in ricezione. Parte la battuta in questo momento, ma dopo il time out arriva l'errore di Fiore che chiude troppo il colpo, la palla si chiude, si ferma in rete, punto Conad, volley tricolore che manda al servizio il proprio numero 8, il posto 4 Roberto Cominetti. Parte la battuta di Cominetti, la tiene Fiore, palla alta controllata questa seconda linea da Cantagalli, lo stesso Cantagalli si presenta in attacco ma Tiozzo con un'azione anche un po' fortunosa mura di testa questo contrattacco di Cantagalli, non c'è copertura da parte della formazione reggiana, punto BCC con il numero 18 Trocchio Andrea al servizio, 205 centimetri per il centrale, ricezione un po' problematica, la giusta Garnica andando ad alzare questa palla verso posto 4, arriva Elde che stringe la diagonale, la palla cade a terra, punto numero 4 con tre lunghezze da recuperare e Zamagni, il numero 1 centrale della squadra di Mastrangelo che si presenta al servizio.
Parte la battuta di Zamagna, una battuta corta, ottima la ricezione di Toscani, palla avanti, controllato il primo attacco di Tiozzo, occasione break, ma è controllato anche il contrattacco di Ed, altra occasione per Tiozzo che spara sulla diagonale, poi difesa eccezionale di Ed, sbaglia l'appoggio Cominetti, dall'altra parte lo tiene corto, rigore Izzo dal lato del suo, 1,95 m, spara il secondo rigore a porta vuota, inchiodando la palla nei 3 metri, gran colpo, gran schiacciata del palleggiatore di Castellani che si presenta anche dalla linea dei 9 metri. Va tutti in salto la ricezione di El, palla sui 5 metri, lo stesso El in attacco di palla alta contenuta da Toscani. Occasione break, il pallonetto però non cade, dell'opposto brasiliano, toccata anche questo contrattacco da parte di Cantagalli, muro che lavora bene ancora su Teo, la palla che va direttamente dall'altra parte, occasione di rigiocata ancora per Conad, con Diego Cantagalli che stavolta passa in parallela, c'era stata la prima difesa di Toscani che era riuscito a una mano a tenere ancora vivo il pallone, un punto break recuperato per la formazione di Conad che manda al servizio così il proprio palleggiatore numero 11 nonché capitano Fefe Garnica. Di Garinga, Toscani in difficoltà, palla sui 5 metri, palla alta ma la lavora bene Teo, può rigiocare questo pallone dietro per Tiozzo con la palla che se ne vola out, ma forse c'è stato il tocco muro, la squadra di Castellana chiede il video check, quindi primo lavoro per Spiazzi. A gran voce è stato richiesto a Gullinelli di chiamare questa toccata a muro, questo contrattacco di Lopez che è finito out. Decisione non particolarmente facile da prendere. Ancora con l'occhio sia Spiazzi sia Papadopoul per cercare di trovare la soluzione da comunicare poi al referto elettronico a Sofi. Qua dalla postazione di del sottoscritto della Teletrona non è così semplice la valutazione di questa palla, infatti sta trascorrendo qualche minuto più del dovuto, ingrandimenti da parte di Spiazzi per andare a cercare di definire se il pallone è in o è out. Come decisione che viene presa e la palla viene data out, decisione che non ci trova particolarmente d'accordo. Il fotogramma fermato dal video check sembrava proprio che la palla fosse in, ma ricordiamo che Spiazzi ha l'alta definizione per valutare meglio questo pallone, quindi ci atteniamo alla decisione che è stata presa. Palla out, Guernica al servizio, palla tocca il nastro, Tiozzo, lo stesso Tiozzo in attacco. Secondo errore consecutivo di Tiozzo che spara out questa diagonale che era indirizzata verso posto 1 e grazie a questi due errori compagine di Reggio Emilia riesce a ricucire il gap. Un solo punto di svantaggio, battuta corta, fiore perfetto per Teo, stavolta Teo chiude troppo il colpo d'attacco e nell'uno contro uno arriva il muro tetto di Cantagalli, punto numero 8 e parità raggiunta con Gullinelli che va a chiamare il time out per fermare questo recupero della squadra di casa nato dai due errori in attacco di Tiozzo e da questa murata
che è finita anche sulla faccia di Lopez. Teo Fabrizio che si tocca l'occhio, speriamo non sia niente di particolarmente grave, infatti si bagna con l'acqua e speriamo possa tornare in campo e non ci siano problemi, ma il colpo è stato forte. Lopez è andato a colpo sicuro, ma stavolta il muro di Cantagalli era ben piazzato e sull'otto pari Papadopoul dà il segnale di poter rientrare in campo per riprendere il match. Ancora Garnica, questa P1 che sta portando così bene alla formazione di Reggio. Ancora palla corta, ci arriva Tiozzo, primo tempo appena accennato da parte di Castellana, contrattacco Conad in pipe con la palla di Cominetti che va a terra. Ricordiamo Cominetti, l'eroe di Cuneo, MVP nella finale di Coppa Italia. Coppa Italia, primo trofeo della squadra di Reggio Emilia, che fa bella mostra di sé proprio nei pressi del Videocheck. Battuta, ricezione da palla alta che lavora bene il muro di Conna, ma può rigiocare ancora Castellana Grotte. Stavolta errore di sufficienza da parte di Cantagalli che perde questo contrasto muro con Teo Lopez che va a spazzolare, come si usa dire in gergo, la palla sulle mani di Cantagalli che l'accompagna sull'asta. Punto Castellana che manda a servizio l'ex del match, Nicola Tiozzo. Battuta di Tiozzo, la palla si invola verso il nastro e va a toccare pure l'antenna. Troppo ricca la ricezione di Cominetti che, come abbiamo detto, sembra proprio evidente sia l'uomo più cercato in ricezione da parte dei battitori di Gulinelli. Guardiamo se Tiozzo ancora una volta andrà a cercare Cominetti sulla sua parallela. Palla tocca il nastro, interviene Morgese, primo tempo di Scoppelliti che ha la meglio nell'uno contro uno contro Lucio Presta che aveva saltato Killer ma colpevole di avere la mano sinistra rivolta verso l'out. Proprio la palla va a impattare sulla mano, palla out, Held al servizio, palla corta, la tiene Presta che chiama la 2, pallonetto contenuto da Garnica che non può però contrattaccare, free ball gestita da Castellana e non si fa pregare Itto, velocizza ulteriormente il gioco chiamando in primo tempo Presta che va a mettere palla a terra, chiodo nei 4 metri per il centrale di Castellana che si presenta anche dalla linea dei 9 metri. Salto flotte di Presta, Cominetti, palla in mano per Garnica, dietro per Cantagalli che passa nell'uno contro uno contro Fiore. Lasciato colpevolmente senza muro l'opposto di Casa Conad, nessun problema nell'uno contro uno per mettere palla a terra, parità 11 pari in questo primo set di questa sfida che si preannuncia di altissimo livello e ad altissima adrenalina. Scoppelliti, corta per Fiore, palla miracolosamente alzata, una mano da Izzo che la sposta dietro per il proprio posto Lopez, palla a terra, non riesce a intervenire Zamani a muro e neanche Cominetti possono fare più di tanto su questa schiacciata che finisce a terra, punto numero 12 con una lunghezza di vantaggio lo stesso opposto di Castellana. Portarsi dai 9 metri, spara però la sua battuta in rete, punto numero 12, ed essendo le due rotazioni speculari adesso il turno dell'opposto di Diego Cantagalli, opposto in battuta prima per Castellano, opposto per Conad. Parte la battuta di Diego, la tiene Tiozzo, palla sui 2 metri dietro per questa seconda linea di Lopez che si autocopre dopo la schiacciata. Fiore coperto dallo stesso Tiozzo, ancora Fiore in attacco,
spara sulle mani del muro, prova a cercare le mani ma non le trova, palla out. Comincia a mettere un po' di pressione agli schiacciatori di Castellana, il muro di Conad che non permette di mettere la palla a terra al primo tentativo. Ancora Cantagalli al servizio. Linea di ricezione, Fiore Toscani, Piozzo, palla stavolta ricca verso il posto 5. Dal rimbalzo rischia di andare a compiere lo scout di Reggio Emilia, posizionato assieme al proprio collega di Castellana Grotte, proprio dietro la squadra ospite stasera qua a Rubiera. Fiore al servizio, parte la battuta di Fiore, la tiene Morgese, palla in mano per Garnica che va a chiamare Pipe. Contiozzo che era andato in aiuto su questa Pipe, lasciando sguarnita la seconda linea di Cantagalli, con Zamagni che era stato chiamato in sette e si era visto proprio murare Eld. Da Tiozzo la battuta di Cominetti, ricezione di Toscani, palla in mano per Izzo e cambio palla al Fulmicotone. Primo tempo del numero 18 Traocchio, che lascia il posto al secondo palleggiatore Sant'Ambrogio Under per effettuare la battuta per Castellano. È un salto float che mette in difficoltà Cominetti, palla in seconda linea per Cantagalli, ancora una volta Tiozzo salta troppo alto con la testa stavolta. Non è fortunato come nell'occasione di inizio set, la palla esce di un nulla, punto numero 15 con Zamagni al servizio. Salto float di Zamagni, la palla scende, Tiozzo palla sui due metri, primo tempo di Presta che non ha nessun problema nello scardinare il tentativo di muro di Scopelliti, uno contro uno, palla terra, punto Castellana Grotte con il proprio palleggiatore Marco Izzo al servizio. La situazione di 15 pari, parte la battuta di Izzo, la tiene Cominetti, palla in mano per Garnica, ancora Cominetti in pipe, palla sulla riga con Gulinelli che si volta verso la propria panchina. Correttissima tutta la squadra di Castellana, la panchina e gli stessi giocatori hanno indicato la palla in, non c'è bisogno così di perdere ulteriore tempo. Punto numero 16 è Fefe Garnica al servizio. Eccezione di Fiore, la palla si invola verso l'1, bagger d'alzata in palla alta, la piazza Teo senza muro, Cominetti la gestisce. Ho recuperato anche questo attacco da parte di Ed, ma c'è un'altra occasione per la squadra di Conad. Rigiocata sul muro, aspetta la palla buona, palla dietro per Cantagalli che mette tutti d'accordo, aiutato anche da Presta che arriva con discreto ritardo nel muro di chiusura, anche staccato da rete, la palla si incunea tra rete e giocatore, palla a terra, punto numero 17 ed è ancora Garnica al servizio. Battuta di Garnica, la tiene Fiore, palla sui 5 metri, Izzo si rifugia in bagger di palla alta e Teo stavolta la mette a terra con lo Elde che incappa nello stesso errore capitato nella occasione precedente a Presta, la palla si incunea tra rete e giocatore, punto Castellana che manda al servizio il proprio schiacciatore di posto 4 Nicola Tiozzo. Parte la battuta dell'ex, è una bomba, la tiene però Morgese, palla sui 3 metri, Cantagalli va a sparare sul muro di Lopez, mani non prensili, cambio palla, la palla si invola verso l'out, punto numero 18 e sono ancora due le lunghezze di vantaggio per la compagine di casa che manda al servizio
il proprio numero 3, Eld. Palla tocca il nastro, Tiozzo miracolo, era già a terra, la tiene, palla alta, contenuto questo attacco di Teo, palla dietro per Cantagalli che la spara sulla diagonale, tentativo di difesa a una mano di Izzo con coach Gulinelli che va a chiamare il secondo time out discrezionale per la propria formazione con Conad che dopo una partenza a rilento adesso sembra aver ingranato la marcia giusta, gli fa da contraccolpo però Castellana Grotte che con un cambio palla di altissimo livello soprattutto con i due centrali sia Truocchio che Presta autori per adesso di un primo set da manuale stanno mantenendo questo primo set in equilibrio. 2 time out per Gulinelli, Papadopoulos, lo comunica all'allenatore, mani in aria per referto elettronico, secondo arbitro Vidocek e Selmi della Federazione di Modena dal via alla ripresa del gioco. Ancora la battuta di El, la tiene Fiore dall'altra parte, rigore senza portiere, Cantagalli aspetta la palla, sale alta, lunga e profonda, palla a terra, punto numero 20 e 4 lunghezze di vantaggio mentre coach Mastrangelo va a parlare con la sua altra banda numero 9 pronto per entrare per il prossimo turno in battuta, ma intanto c'è la ricezione perfetta di Castellana, non riesce a mettere palla a terra Teo, il muro lavora bene, rigiocata ed arriva da seconda linea a sparare il pallone a terra, ma Gulinelli che non ha più time out va a ricercare in un video check il fallo di pestata di Tim Eld, allenatore di grande esperienza che usa questa arma tattica per fermare il gioco, punto numero 21 confermato per la formazione di casa, dicevamo allenatore di grande esperienza che usa questa strategia, questa tatticata per fermare il gioco e sperare adesso nell'errore del numero 3 Ed per la sua terza battuta consecutiva. È una bomba ed è un ace. Toscani in compressione sulla parte sinistra non riesce a mettere il piano di rimbalzo del bagger sotto la palla si invola verso la panchina di Castellana, punto numero 22, ancora Elda al servizio, stavolta Toscani perfetto, palla dietro per Lopez, ma arriva Simone Scopelliti che invece di andare a chiudere il muro dove arriva salta, un attimo di fortuna, la palla di Teo Lopez era proprio indirizzata sulla diagonale, presa la diagonale, punto numero 23. Ancora Eld che sta spaccando in due assieme alle battute di Garnica questo set. Eccezione di Tiozzo direttamente sull'asta nelle vicinanze di Selmi con un Mastrangelo incredulo per questa serie in battuta del numero 3. Guardiamo figlio d'arte sotto gli occhi di papà Henky Eld, bandiera dell'Olanda, bandiera del Latte Giglio Reggio Emilia. Giocatore che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, controllato anche questo attacco di Teo Lopez ed è Cominetti che per chiudere il set può rigiocare però Castellana, free ball gestita dallo stesso Eld, Scopelliti controllato a muro, occasione stavolta per Tiozzo con questa pipe spostata verso opposto 2, palla a terra, punto numero 17, ma sono 7 i set point per la formazione di casa, proverà ad annullarli il numero 6 Luca Presta dal servizio, proverà a chiudere proprio su questa ricezione, Cominetti palla sui 2 metri e mezzo
Cominetti, diagonale al Fulmine Cotone, palla a terra, 25-17, primo set, 1-0 Conad Volley Tricolore su Castellana Grotte. A tra poco per la diretta del secondo set. Rientrano le formazioni in campo, 1-0 Conad Volley Tricolore, 25-17 il primo set. Arrivano gli scout forniti dallo scoutman di Volley Tricolore, Alessandro Mori, che ringraziamo. Due punti in battuta per la formazione di Con, i due punti di Ed a fronte di un solo errore di Cantagalli. Attacco dopo ricezione, il vecchio cambio palla, 75% per Cona, cambio palla bulgaro, gli fa da contro un 43% in contrattacco e due muri, punto, scopelliti e Cantagalli gli autori, risponde BCC con tre errori in battuta e un punto, il punto di Nicola Tiotto. Deficitaria la squadra di Gullinelli in cambio palla, 33% su 21 palloni, solo 7 a terra, meglio il contrattacco su 12 palloni difesi, 6 a terra, un solo muro, il muro di Tiotto per la formazione di Gullinelli. Questi numeri che legittimano la vittoria del set da parte di Conad. Si torna in campo, 1-0 per la squadra di casa, che è un'altra occasione per incrementare. Spinge Cantagalli questo pallonetto, palla a terra, punto numero 2, ancora Garnica al servizio. Scusate. Garnica dai 9 metri, parte la battuta di Fefe, la ricezione di Tiotto, palla in mano per Rizzo, la spinge in 4, Tiotto chiude questa diagonale, palla a terra,
punto numero uno, muove così anche il proprio carniere di punti, la BCC Castellana Grotte, che manda a servizio con un punto da recuperare il proprio palleggiatore Marco Izzo. Parte la battuta di Izzo, una piazzata la tiene Eld, Garnica sotto la palla, dietro Perel, contenuto il suo attacco, palla di alta per Tiozzo, contenuto in difesa da Cominetti, ed è Cantagalli che carica ed arma il proprio braccio, diagonale in mezzo al campo, non riesce presto a essere preciso in questa chiusura di muro, forse anche Teo Lopez lo ha portato troppo sulla parallela, si apre la diagonale, palla a terra e punto Conat che manda il servizio Eld, la tiene Fiore, palla dietro per Tiozzo, contenuto l'attacco da Garnica e c'è fallo di doppia chiamato da Selmi della Federazione di Modena su questo palleggio di Eld. Occasione sprecata per la formazione di casa, che aveva in Cantagalli un terminale di attacco già pronto. Fallo di palleggio. Tiozzo, palla presa troppo sotto, la palla si invola out proprio verso la postazione di Alessandro Mori, lo scout di Conad. Scoppelliti, un'occhiata a Mastrangelo che va a indicare la zona, andare a cercare e colpire, battuta corta su Tiozzo, palla sui 3 metri in avanti per Fiore, palla in diagonale, ottimo colpo d'attacco da parte di Fiore sul muro in chiusura di Cantagalli e Zamagni, palla a terra, punto numero 3 con solo una lunghezza da recuperare, è proprio lo stesso Presta al servizio, salto float, la tiene Cominetti, primo tempo di Zamagni, contenuto il primo tempo, palla che però può essere rigiocata da Conad, non si avvede l'arbitro del doppio tocco del centrale Truocchio, poco male perché mette tutti d'accordo Diego Cantagalli sparando questa parallela su Fiore che non riesce ad essere invadente con le mani, muro out, punto numero 5, lo stesso Diego al servizio. Parte la battuta di Cantagalli, Fiore in difficoltà, palla alta per lo stesso Fiore con il palleggio di Tiozzo, palla che rimane però in volo, può essere ancora rigiocata da Conat, seconda linea per Cantagalli che spara sul nastro della rete, quarto tocco, punto Castellana, punto BCC, punto numero 4 ed è Lopez al servizio. Parte la battuta di Lopez, è una bomba che però si spegne in rete, errore in battuta per il numero 11 brasiliano di casa BCC, che consegna così un punto e il diritto alla battuta a volley tricolore, è il momento di Robby Cominetti. Parte la battuta di Cominetti che ripete l'errore, spara anche lui una bomba in rete, punto numero 5 per Castellana, adesso sarà il turno del numero 1 Fiore e vedremo se sarà conservativo dopo l'errore del suo compagno o anche lui proverà la botta. Parte la battuta di Fiore, è una piazzata su su Morgese, prova l'attacco di seconda intenzione il palleggiatore Garnica, palla che non cade, molto vispo Izzo che recupera il pallone e riesce a renderlo giocabile, tanto che la squadra di Castellana mette a terra il pallone numero 6 ed è parità, secondo set, ancora Fiore al servizio.
quella battuta ancora di Fiore, palla ancora su Morgese, la tiene sui 3 metri, palla spostata avanti per Eld, c'è il tocco a muro di Truocchio, palla che si invola verso l'autata, lunga e profonda, ottimo il colpo d'attacco dello schiacciatore numero 3 di Conad, che manda al servizio il proprio centrale Matteo Zamagni, classe 99, 1,95 m. Il suo salto float, Fiore, palla dall'altra parte, e stavolta ingenuità dopo l'attacco di seconda di Izzo da parte di Ganica, che dà quello che a Reggio Emilia viene chiamato un cuccone al pallone, sparandolo sul tetto del Palabursi. Punto Castellana, che manda così al servizio il proprio numero 13, Sant'Ambrogio. Parte la battuta del numero 13, palla è troppo presa sotto, palla presa non nella schiena ma sotto, rincuorato da Gulinelli, la palla però si invola out. Punto numero 8 per la squadra di casa, Garnica al servizio. Per partire la battuta di Fefè, palla corta che si spegne in rete, punto Castellana. Aveva provato la sorpresa il capitano di Volley Tricolore, ma non ha sortito l'effetto voluto. Izzo al servizio. Parte la battuta di Izzo, la palla tocca il nastro, Cominetti palla sui 3 metri, con Cantagalli controllato dal muro di BCC, la rimette dentro Fiore, controllata anche la schiacciata di Tiotto. Con Tiotto e Preste che però non possono nulla su questa palla che stava uscendo dall'asta. Stavolta il colpevole è Tiotto, che va a prendere troppa parallela. Quindi basta un tocco in diagonale appena accennato da parte di Eld per mettere palla a terra. Lo stesso Eld al servizio. Palla corta la tiene Tiozzo, ma non può attaccare. Infatti, scusate se ho anticipato, ma stava per chiedere troppo a se stesso. Già aveva fatto un miracolo Izzo a tenere giocabile la palla, la schiacciata di Tiozzo si ferma in rete. Punto numero 10, ancora Eld al servizio. Fiore sui 3 metri, primo tempo contenuto in un primo momento da Morgese, che salta proprio davanti a un Eld forse posizionato meglio in questa fase difensiva. Il colpo di Presta andava verso la zona 6, reo di non aver chiamato il pallone, la palla finisce a terra, punto numero 9, ed è il numero 5 Nicchiola Tozzo al servizio. Parte la battuta di Tiozzo, la tiene in una qualche maniera Morgese, esaspera il gioco, Garnica con Scopelliti che va a cercare questo primo tempo alto, lungo, profondo verso posto 5, la palla però viene presa troppo sotto e esce dal campo. Punto numero 10 ed è parità anche in questo secondo set, dopo che il primo fino sul 15-16 era stato punto, questo secondo sembra sulla falsa riga del primo. Palla tocca al nastro, Cominetti in ricezione, replay da parte di Fefè Garnica, ma stavolta manca l'appuntamento con la palla Scopelliti. Punto numero 11 e per la prima volta nel set mette la testa avanti Castellana Grotte. BCC che è ancora al servizio, numero 5, ex della gara Nicola Tiozzo. Parte la battuta di Tiozzo, stavolta la bomba si ferma sul nastro, rincuorato da Gulinelli. Comunque ha ricucito il gap di 2 punti e ha portato avanti anche la sua formazione. Scopelliti al servizio. Parte la battuta di Scopelliti, Tiozzo perfetto per Izzo, dietro per Teo con
il muro di Conad troppo staccato da rete, la palla si incunea tra mani, rete, corpo ed è punto Castellana, punto numero 12 con Lucio Presta al servizio. Salto flotte alla ricezione di Held in palleggio, stesso Held che chiude troppo il colpo di Pipe consentendo la difesa di Izzo, palla alta giocata di esperienza da parte di Fiore che la tira sulle mani del muro in movimento, mani non ferme, punto BCC tra le proteste di Fefe Garnica che non ha visto un tocco. Voleva portare l'attenzione di Semmi sul tocco non particolarmente pulito di Izzo, ma non fa cambiare idea al proprio giocatore. Contenuto questo primo tempo di Zamagni, ancora Teo contenuto con una gran difesa di Held, la tiene Izzo. Presta interviene in palleggio per rendere giocabile il pallone e arriva la sanzione da parte di Selmi che sembra aver dato un'impronta alla gara come prima per il palleggio di Held, anche questo palleggio viene chiamato fallo, punto Conad che con una lunghezza da recuperare manda a servizio il proprio posto Cantagalli, attiene Tiozzo, Izzo dietro per la bomba in parallela presa da Morgese, Cominetti la spara sul muro a 3, Fiore non riesce a chiudere, palla che si imborra verso l'out ed è un'altra parità Rubiera, 13 pari in questo recupero della terza giornata di ritorno con Conna davanti un 7-0 ma 13 pari nel secondo. Cantagalli al servizio, la tiene Fiore ma deve darsi di bagherito, palla troppo attaccata a rete, Fiore a colpo sicuro ma stavolta Zamagni è attaccato alla rete, mani dall'altra parte, piano di rimbalzo perfetto, impossibile coprire questa schiacciata, punto numero 14 e stavolta è Conant che mette la testa avanti con un punto di vantaggio, ancora Cantagalli al servizio, parte la battuta di Diego, la tiene Toscani, perfetto per Rito e ancora meglio questo attacco in primo tempo di Truocchio, corpo verso il 5, intrarotazione, palla morbida, alta, lunga e profonda verso il posto 1, la palla cade ed è punto Castellana Grotte che manda al servizio il proprio opposto. Teo Lopez, numero 11, sulla situazione di 14 pari. Parte la battuta di Lopez, la palla tocca il nastro, la tiene Cominetti, adesso Cominetti si presenta in attacco e spara una diagonale al fulmicotone sulla linea con Toscani che non era convinto della palla, effettivamente in presa diretta sembrava out ma non ci sono proteste da parte di Castellana, quindi probabilmente o c'è stato un tocco muro o la palla era in. Cominetti al servizio, parte la battuta di Cominetti, è corta con Truocchio che interviene, palla avanti per Fiore contenuto dal muro ma può rigiocare Castellana, ancora Fiore di esperienza con Zamagni che sceglie di non saltare a muro, se ne vede Fiore, tocca appena la palla sul nastro e la palla cade, punto BCC ma giocata di grande astuzia, di grande sapere, di grande esperienza da parte di Fiore, lo stesso schiacciatore classe 82 1,97 m si presenta dalla linea dei 9 metri per effettuare il servizio, parte la battuta di Fiore, la tiene Morgese, palla in mano per Garnica che la sposta dietro per questa seconda linea, Piotto non riesce a fare quella che in reggiano viene chiamata la passata, sta ancora salendo con le mani rivolte verso l'arbitro, è proprio lì che va a finire il pallone, out verso posto 4, non fa in tempo a richiamare verso il centro del campo, punto Conad con Zamagni al servizio.
la tiene Fiore, palla per Rizzo dietro per Lopez, stavolta la prende troppo alta e spara out questo attacco indirizzato verso la parallela. Gulinelli si avvicina al cicalino per chiamare il time out discrezionale con due punti da recuperare. L'allenatore di Castellana non vuole lasciare nulla di intentato, ferma il gioco e comincia a parlare con i propri giocatori. Un set così equilibrato, anche le piccole cose e gli errori fanno la differenza, ed è proprio questo che Gulinelli vuole evitare: recuperare subito il bandolo della matassa, cambiare palle e poi tentare di ricucire il gap di un punto. Ha bisogno di un break Castellana Grotte. Dopo il cambio palla disegna lo schema Papadopoulos, richiama in campo le due squadre. Sarà ancora la battuta di Zamagni a far riprendere il gioco. Ancora Zamagni al servizio centrale di 1,95 classe 89. Salto flot tenuto da Fiore, primo tempo stavolta contenuto da Truocchio, palla dietro per Cantagalli, arriva coperta la sua prima schiacciata da Garnica, pallonetto, Lopez lo prende, Tiozzo contro pallonetto, copertura di Fiore, Izzo controllato dal muro di Conadi, interviene Cominetti in palleggio, palla alta per Diego Cantagalli che spara sul muro di Truocchio e Tiozzo, la palla si incuna nel mezzo, palla a terra, punto numero 18. Non ha sortito l'effetto voluto da Gulinelli questo time out, voleva il cambio palla e poi andare a ricucire il gap. Buon per Conat che è ancora Zamagni al servizio, Fiore perfetto stavolta in 4 per Tiozzo, contenuto dopo il tocco muro di Fefe Garnica, autocopertura da parte di El su questa schiacciata e Teo Lopez arriva diagonale sulla riga, gran colpo dell'opposto brasiliano, palla a terra, punto per la formazione di Gulinelli che manda al servizio il numero 13 Sant'Ambrogio. Cambio dell'under che abbiamo già visto quando è il turno di Presta al servizio, palla ricca dall'altra parte, rigore, eccezione sbagliata e Izzo la spara su Fefe Garnica, palla si vola verso l'out, punto BCC, punto Castellana Grotte ed è meno uno per la formazione ospite questa sera qua a Rubiera. Ancora il salto flot, recezione in palleggio del numero 8 Cominetti, stavolta Eld spara la diagonale alta lunga e profonda, trova la zona 5 sguarnita perché probabilmente era la zona che doveva andare a prendere Presta a muro, palla passa in mezzo, punto numero 19 ed è Garnica al servizio per Conad, volley tricolore. La battuta di Garnica, la palla tocca il nastro, buono Toscani, pallonetto contenuto da Garnica, occasione break per Cantagalli ma stavolta arriva il muro di Izzo che inchioda a terra la schiacciata dell'opposto numero 10 di volley tricolore. Bella la chiusura a muro, bello il piano di rimbalzo, belle le mani, gran punto, punto numero 18 e con una lunghezza da recuperare. E Izzo al servizio, palla corta, viene preso Garnica proprio in inserimento da uno, palla alta per Cantagalli, altra murata, stavolta su palla alta c'era il muro 3 piazzato, doveva forse accontentarsi di giocarla Cantagalli, palla che non proveniva dal palleggiatore, di grande difficoltà. Guardiamo se ancora una volta Izzo andrà a cercare
la palla corta verso posto 1. Stavolta tira, la tiene Morgese. Primo tempo di Scopelliti contenuto. Può rigiocare Tiozzo con una piazzata su Garnica, dovrà palleggiare Cominetti. Ed palla alta, era sulla traiettoria Fiore, ma non riesce a contenere l'attacco dello schiacciatore numero 3 di Conad. La palla si invola verso l'uscita del Palaburci. Punto Conad con Eld al servizio. E Coach Mastrangelo che dà un'occhiata a Mian, difficoltà alla ricezione, si rifugia in palla alta, Tiozzo la tiene. Garnica, c'è muro 3, ma la gioca da campione Roberto Cominetti, alta, lunga, profonda, ma soprattutto alta sulle mani del muro. Time out, Castellana Grotte, tornano 2 punti di vantaggio per Volley Tricolore. Non vuole lasciare nulla di intentato in un set così tirato Gulinelli, e ha ragione, c'è bisogno di una reazione della propria squadra e lo deve fare in questo momento, già da questo cambio palla, togliere Eld dalla zona di battuta che sta facendo così male alla ricezione di Castellana. Ricordiamo Eld protagonista nel primo set di due battute punto che hanno scavato un break importante per portare a casa appunto il set a proprio favore. Ancora Eld al servizio, esaurito il time out, era il secondo time out per Gulinelli, non è più da qua la fine del set. Ancora Eld, la bomba è Fiore, fortunoso, viene colpito Fiore. Teo prova a tenerla come può, ma è sorpreso, fallo di secondo tocco, non ha considerato difesa Selmi questo colpo dell'opposto. Castellana incartata in questa P1, altro punto break, ma soprattutto è Eld che la sta facendo da padrone in battuta. Stavolta cambia modalità, prova un salto flotte corto, ma la palla si invora verso l'out di posto 6. Punto Castellana, punto numero 20, che con 2 lunghezze da recuperare manda al servizio il proprio numero 5 Nicola Tiozzo. Scioglie il braccio Nicola, lo arma, è una bomba, ma la palla si ferma in rete sul nastro alto della rete ed è cambio, continua a spingere Coach Mastrangelo. Esce il numero 7 Scopelliti ed entra il numero 9 Mian, dotato di una battuta al fulmicotone, il mancino numero 9, cambio che viene spesso proposto da coach Mastrangelo, che non gioca certo conservativo, vuole continuare ad attaccare dalla linea dei 9 metri e preferisce una battuta in salto al salto flot di Scopelliti. Guarda la battuta di Mian, la tiene Toscani, perfetta, primo tempo di Presta verso posto 1, palla terra, punto numero 21, c'è il cambio per Gulinelli, esce il numero 6 Presta e torna al servizio Sant'Ambrogio, stavolta con un cambio regolare, non più con l'opzione under che può essere utilizzata solo per Truocchio, essendo un 2000 il centrale 205 centimetri numero 18 della formazione di Gulinelli, che tra l'altro in questo momento è anche in prima linea. Qualche problema per il referto elettronico con Sofi, che deve valutare questo non più come cambio dell'under bensì come cambio ufficiale. Sant'Ambrogio al posto di Presta, cambio anche per Conad, viene subito chiuso il cambio tra Mian e Scopelliti. Scopelliti che fa una breve apparizione per lasciare il posto a Morgese, in quanto la squadra di Reggio è in ricezione in questa fase del gioco. 23 chi risponde, 21 chi batte Sant'Ambrogio. Salto flot, la tiene in palleggio Cominetti, lo stesso Cominetti para su
Truocchio, ma stavolta Truocchio mette bene le mani. Palla a terra, punto numero 22, cambio Conad. Entra il numero 18, Maretta, esce il numero 3, Elder. Rinforza la seconda linea, coach Mastrangelo, per procurarsi questo cambio palla che vorrebbe dire almeno un set point sulla fase di attacco. Ma è ancora Sant'Ambrogio al servizio. La ricezione di Maretta, palla in mano per Pepe Garnica, ed è Garnica che va a mettere a terra questa diagonale al Fulmicotone. Punto numero 24, cambio che viene chiuso anche da Gulinelli tra Presta e Sant'Ambrogio. Due set point, il primo si giocherà sulla battuta del numero 10, l'opposto di casa Conad, Cantagalli. Proverà a chiuderla dai 9 metri lo schiacciatore di Conad. Parte una bomba, la tiene Fiore, palla sui 4 metri, lo stesso Fiore in attacco, pallonetto, ma ci arriva Cantagalli. Palla avanti per Cominetti, pallonetto ed è palla a terra. Punto numero 25, l'eroe di Cuneo chiude questo secondo set, 25-22. 2-0, Conad vuole il tricolore. A tra poco per il terzo set. Torniamo live, terzo set, palla Bursi di Rubiera, 2-0, Conad volley tricolore, arrivano gli scout in questo momento. Un punto per volley tricolore in battuta a fronte di tre errori, crolla il cambio palla, 35% per la compagine di Mastrangelo. Meglio nel contrattacco, 56%, 9 palloni a terra su 16, un muro, risponde dal canto suo Castellana Grotte, 5 errori in battuta ma nessun punto, anche il cambio palla non tende a decollare, quello di Castellana, 37%, 7 palloni su 19 a terra, meglio il contrattacco, 50%, 5 su 10, ma con i muri è stata impartita e il set si è potuto concludere ai vantaggi. La squadra di coach Gulinelli, 3 muri punto, uno di Izzo, uno di Lopez,
e uno di True Occhio. Uno pari, terzo set, torniamo live a commentare questa match di recupero della terza giornata. Ricezione di Morgese, palla avanti per Cominetti, contenuto contrattacco da parte di Tiozzo, ci arriva Ed, può solo appoggiare Cantagalli. Izzo avanti per Tiozzo, parallela al fulmicotone, palla a terra, punto numero 2 per BCG. Ancora Izzo al servizio per la compagine di Gullinelli. Tutta di Izzo stavolta è ricca, rischia di prendere una delle telecamere del video check, pallone out di pochi centimetri in realtà, la botta di Izzo, punto numero 2, due pari, scoppelliti al servizio per volley tricolore. Parte la battuta di Scopelliti, ricezione in palleggio di Fiore, primo tempo contenuto da Garnica, un mezzo miracolo su questo attacco di Presta, non se ne vede, la palla cade, punto numero 3, è diritto la battuta, riconquistato da parte di Castellana Grotte, che manda al servizio il proprio numero 5 Nicola Tiozzo. Parte la battuta di Tiozzo, la tiene Eld, lo stesso Eld che si presenta in attacco, nessun problema, non c'è l'aiuto a muro da parte di Teo Lopez che si scusa proprio con Presta, nessun problema nell'uno contro uno per lo schiacciatore numero 3 di Casa Cona, da mettere il pallone a terra, tre pari, terzo set. Parte la battuta di Diego, la palla tocca il nastro, ci arriva Toscani davanti per Fiore, coperta la sua schiacciata, ancora Fiore, stavolta prova a cercare il tocco delle mani del muro, ma desiste lo stesso Fiore dal chiamare il video check, sfortunato in questa occasione perché l'idea era giusta, andare a cercare il tocco del muro di Conad per tirare alto, lungo e profondo. Sfortunato in questo caso lo schiacciatore numero 1 di Castellana, punto Conad con Cantagalli, ancora al servizio, trova il 7, riga, incrocio delle righe per l'opposto numero 10, punto numero 5 Ace, non può nulla Fiore se non controllare la palla che sta cadendo. Ancora Cantagalli al servizio, stavolta interviene Toscani, palla in mano per Izzo, davanti per Fiore che spara su Fefe Garnica, uno contro uno, nessun problema, punto per lo schiacciatore numero 1 di BCC, palla terra, punto numero 4, e con una lunghezza da recuperare sarà il centrale numero 6 Lucio Presta al servizio, salto float, la tiene Cominetti in palleggio, lo stesso Cominetti spara su Truocchio in fase di traslocazione, non esce, non riesce ad essere attivo il muro del centrale classe 2205 centimetri, atleta dalle grandi potenzialità e che stasera sta giocando un discreto match, soprattutto nella fase di attacco, i suoi primi tempi sono sempre efficaci al fulmicotone. Cominetti, cecchina Fiore che non riesce ad uscire dalla posizione, non riesce neanche ad unire il bagger dalla gran velocità di questa battuta, palla che si invola verso il pubblico. Punto numero 7 per la formazione di casa, con ancora Roberto Cominetti al servizio. Stavolta è una palla corta, ci arriva Tiozzo per miracolo. Grande Leo, ma c'è, lavora bene il muro di Zamagni. Occasione break. Cantagalli in mezzo alle mani di Fiore, tanto che Fiore la tocca
con la testa, spedendo fuori il pallone. Punto numero 8, time out Gulinelli, time out Castellana Grotte, che voleva partire sicuramente con tutt'altro appiglio in questo terzo set, che potrebbe essere il set della definitiva conclusione della partita. Continua a spingere volley tricolore in questo terzo set per chiudere la contesa. Gulinelli non ci sta, time out, ricostruire, ripartire, quattro lunghezze da recuperare a inizio set non è impossibile per la squadra ospite questa sera qua a Rubiera, in attesa che torni disponibile il Palasport Giulio Bigi di Via Guasco, la casa del volley tricolore, dove vorrà sicuramente fare mostra della recente Coppa Italia vinta un mese fa in quel di Cuneo, nonché del primo tricolore donato in settimana dal sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi proprio ai dirigenti, all'intero staff e alla squadra di volley tricolore. La piazza Cominetti, ci arriva Fiore, palla dietro per Lopez, non può attaccare, free ball gestita, attaccata a rete, ci arriva Garnica con miracolo, controllato l'attacco di Cantagalli, c'è un'altra occasione per BGC, ma Fiore che è andato in crisi, non riesce a far ripartire la propria squadra in attacco. Cambio ordinato da Gulinelli e Fiore che si accomoda in panchina ed entra il numero 15 Luca Borgogno, schiacciatore, classe 93, 1,98 m per il neo entrato. Palla presa sotto, out, la schiacciata, la battuta di Cominetti. Punto numero 5 ed è Teo Lopez. Teo Fabrizio Lopez Neri che si presenta dalla linea dei 9 metri per ricucire il gap. Proverà a spingere lo schiacciatore brasiliano, è una bomba, Morgese la tiene, palla per Garnica, dietro per Cantagalli, la appoggia Cantagalli, ci arriva Tiozzo, ma non può nulla sul miracolo di Izzo che si arrampica quasi dall'arbitro per tenere vivo questo pallone. Tiozzo con spalle rivolte alla rete prova a rimetterla in campo, la palla finisce out. Punto numero 10 volley tricolore con Zamagni al servizio. Parte la battuta di Zamagni, la tiene Tiozzo ma non può nulla Borgogno, svelto come un cobra a tentare di recuperare, di dare una mano al proprio compagno, ma la palla passa al di fuori dell'asticella. Punto Conat, punto numero 11, e sull'11-5 è ancora Matteo Zamagni al servizio. Parte la battuta di Zamagni, la ricezione di Tiozzo, palla per Izzo, primo tempo di Truocchio, stavolta c'era stato il salto in opzione di Scoppellite, nell'uno contro uno alla meglio però Truocchio che va a mettere palla a terra con il muro, out. Punto numero 6 con 5 lunghezze da recuperare e il neo entrato Luca Borgogno al servizio. Parte la battuta di Borgogno, la tiene Cominetti, palla spostata verso il 2, Cominetti in pipe contenuto da Teo, pipe di Borgogno contenuto anche il suo attacco, Garnica allora va a chiamare in causa Cantagalli ma il pallone è ancora vivo, la mette di lapizzo come può, la tiene Tim Held, mette tutti d'accordo arrivando da seconda linea da posto 6, pipe verso posto 1 al fulmicotone da parte di Roberto Cominetti che inchioda la palla sui 9 metri. Punto numero 12, doppiata Castellana Grotte sul punteggio di 12-6 in questo terzo set. Ricordiamo con davanti 2-0 nella contesa in questo recupero della terza giornata. Fefe Garnica che ancora una volta si avventura in questa battuta corta e come nel set precedente la palla si ferma a metà rete. Punto Castellana Grotte con Truocchio al servizio.
salto fuori di Truocchio, la tiene Morgese, Garnica, primo tempo, uno dei rarissimi primi tempi giocati da Garnica, che ha bisogno di ricezione perfetta per tornare a innescare i propri centrali Scopelliti e Zamagni per tenere fermi i centrali avversari, ottimi interpreti nel fondamentale del muro. Eld, ci arriva miracolo da parte di Castellana, ancora una volta con le spalle alla rete, Tiotto non riesce a buttare la palla dall'altra parte, sarebbe stata comunque una free ball abbastanza semplice da gestire per Conan, ma uno sconsolato Gulinelli chiacchiera con i propri dirigenti in panchina. Ancora una bomba, la tiene Borgogno, Tiozzo murato, ma la palla è ancora viva. Free ball gestita da Morgese, primo tempo di Scopelliti, appena toccato Borgogno in difesa, bomba di Teo Lopez che va a sparare questa diagonale sul posto 1, ci mette le mani Fefe Garnica, ma la palla si invola verso il tetto del Palabursi, punto BCC, punto Castellana Grotte. Izzo al servizio. Parte la battuta di Izzo, una bomba direttamente dall'altra parte, non c'è collaborazione, occasione sprecata, free ball gestita da Eld, con Eld che spara questa bomba in pipe su Teo, ma Madornare, l'errore di Castellana Grotte, non può intervenire il palleggiatore su una palla di rigiocata, il palleggiatore deve avere il secondo tocco, la squadra deve muoversi per recuperare questo pallone, rimasti come sorpresi dalla palla che torna indietro, Gulinelli a chiamare time out sul punteggio di 15-8 per gli avversari, un Gulinelli che appare abbastanza arrabbiato con i propri giocatori, non vede mordente, non vede reazione, non vede una squadra che vuole combattere. E all'ullo di un andiamo riprendono le due squadre, possono riprendere il gioco. Papadopoul alza le mani in questo momento, si può riprendere a giocare. Scopelliti al servizio, sette lunghezze da difendere per la squadra di casa, proverà ad incrementare proprio con Scopelliti, ricezione di Toscani, perfetta palla dietro per Tiozzo, si fa perdonare dei due errori madornali di prima sparando sul muro di Cominetti, traslocazione, la mano non è ferma, la palla si invola verso l'out di sinistra, punto BCC, punto Castellana Grotte, punto per i pugliesi che mandano al servizio il proprio numero 5, Tiozzo, autore dell'ultimo punto. Una bomba la tiene Ed, palla sui 4 metri e mezzo dietro per Cantagalli, la butta dall'altra parte come può, velocizza Izzo, ma è pronto il muro di Zamagni con Borgogno che scappa dal muro di Zamagni sulla diagonale, ma c'è la difesa di Cominetti, contro pallonetto coperto da Garnica, coperta anche questa schiacciata, palla che danza sulla rete, può rigiocarla adesso con Karma, Izzo per Borgogno, arriva Matteo Zamagni che dove arriva salta, mette le mani, muro lungo, non c'è la copertura, la palla cade con un infuriato Gulinelli che richiama la propria squadra, vuole una reazione, non è questa la squadra terza in classifica, ricordiamo, ha solo 5 punti dalla prima classifica, dalla prima in classifica che è Santa Croce, una squadra che in casa sua fa la voce grossa, Castellana Grotte non ha mai perso, qualche difficoltà in trasferta come stasera qua a Reggio Emilia, Borgogno si scansa dalla palla, ma la palla finisce sulla linea, punto numero 17. Potrebbe essere il colpo della resa da parte della formazione ospite che non sta reagendo
a un volley tricolore che sta giocando sopra le righe, la forse la più bella partita giocata quest'anno qua al Palabursi di Rubiera, assieme alla prima giornata, ricordiamo vittoria 3-0 su Siena, una squadra in forma, una squadra che gioca, una squadra che mette in grande difficoltà gli avversari. Ne esce in questo momento Castellana Grotte col cambio palla, punto numero 10, ed è Presta al servizio. Parte la battuta di Presta, Cominetti non riesce a tenerla, ma si rifugia in palla alta ma non può nulla. Un colpo da campione, Chiozzo non può fare niente se non mandare la palla verso i tabelloni pubblicitari. La squadra però non si muove, nessuno che segua il tentativo di difesa di Chiozzo, con lo stesso Bulinelli che è andato a indicare che la squadra deve seguire il giocatore che ha appena fatto la difesa, ma miracolo da parte di Cominetti, lo stesso Cominetti che si porta al servizio. Bomba di Cominetti, la tiene Borgogno, palla sui tre metri, lo stesso Borgogno in attacco, contenuto dal muro, c'è la copertura di Teo, ancora Teo che si ripresenta in attacco, parallela che cade proprio davanti a Morgese, reo di essere un po' troppo indietro su questa difesa di parallela, punto numero 11, e sarà lo stesso Lopez, Teo Fabrizio al servizio. Parte la battuta in salto in questo momento, una bomba la tiene Morgese, perfetta per questo primo tempo, contenuto da Teo. Fallo di Izzo sul secondo colpo di difesa, punto numero 19, cambio, volley tricolore, esce il numero 1 Matteo Zamagni, entra il numero 9 Riccardo Mian, continua a spingere il coach di Reggio, continua a spingere dai 9 metri con Mian al servizio. Cambia un battitore salto float per un battitore in salto, guardiamo quale sarà la scelta di Mian, se a tutto braccio o piazzata dal lancio, è tutto braccio, palla in rete, punto numero 12, cambio nelle file di Cona, viene chiuso innanzitutto il primo cambio tra Mian e Zamagni, ed entra il numero 18 Maretta al posto dell'eroe di Cuneo, Roberto Cominetti, che si accomoda in panchina. Già pronto Borgogno al servizio per Castellana Grotte, con 7 lunghezze da recuperare, parte la battuta di Borgogno, palla che finisce in rete, punto numero 20, meno 5 per un clamoroso 3-0 che si sta materializzando al Palabursi di Rubiera, tra la quinta in classifica Conad Volley Tricolore e la terza BCC Castellana Grotte. Feffe Garnica al servizio, la palla tocca il nastro, non passa, punto numero 13 per la formazione di Castellana, che ha un'altra opportunità per riprendere il set, di conseguenza la partita. Sant'Ambrogio al servizio per BCC. Parte la battuta di Sant'Ambrogio, è out, punto numero 21 per la formazione di coach Mastrangelo, che vede sempre più materializzarsi questa vittoria per 3-0, vorrebbe dire per Conad portarsi a una sola lunghezza da Cuneo, proprio la squadra che affronterà in trasferta domenica prossima. Palla corta, sorprende Borgogno che non arriva a prendere il pallone, punto numero 22 Eld, che dai 9 metri ha fatto quello che ha voluto stasera, regalando una prestazione monster assieme a tutta la squadra di Con. La tiene stavolta Borgogno, Izzo la gioca di intelligenza questa seconda palla, andando a mettere il pallone a terra, traendo in inganno uno Scopelliti,
che era salito con le mani un po' troppo morbide. Punto BCC, Izzo al servizio. Parte la battuta di Izzo, l'eccezione di Maretta, palla dietro per Cantagalli, contenuto il suo attacco in un primo tempo, ma sfortunatissimo Izzo, che aveva effettuato una difesa eccezionale. Palla tocca la struttura portante, neanche il tetto, del Palasport di Rubiera, punto numero 23, ed è Scoppelliti al servizio. Battuta di Scoppelliti, la ricezione perfetta di Toscani, palla avanti, contenuto l'attacco di Teo con Maretta, senza muro, palla tocca il nastro, può rigiocare Castellana con Tiozzo, ma ci arriva Scoppelliti che tiene per un attimo il pallone in gioco, poi anche lui verticalizza troppo questa schiacciata che va a toccare la struttura gialla portante del Palasport Giulio Bursi di Rubiera. Tiozzo, palla out, 24-15, e sono ben 9 i match point per la formazione di casa. Si proverà a chiuderla dai 9 metri Cantagalli, per questo che sarebbe una vittoria di vitale importanza per questa squadra. Parte la battuta di Diego, la tiene Borgogno, la gioca Izzo, Teo Lopez ritarda la sconfitta sparando sul muro di Zamagni. Punto Castellana, ma rimangono 8 i match point da giocarsi sulla propria ricezione. Attacco 2 per la formazione di Conat con Garnica in P4, guardiamo quale sarà la sua scelta, non ce n'è bisogno. Presta, palla out, 25-16, che sancisce il 3-0 da parte di Conat Volley Ticolore in questa terza giornata di ritorno. Il recupero a causa Covid, ricordando i parziali: Conad, Volley Tricolore, batte BCC Castellana Grotte 3-0, 25-17, 25-22, 25-16. Un saluto, una buona serata a chiunque ci abbia seguito dal canale YouTube Lusetti Weiner. Il Cocco vi saluta dal Palaburci di Rubiera, ricordando che Conad, Volley Tricolore vince 3-0 contro la BCC Castellana Grotte. Al prossimo match casalingo di Volley Tricolore. Il Cocco vi augura buona serata.
Dopodiché, se sono, dipende più da